Primo giorno del Torino Film Festival online, vediamo come è andato questo debutto con Milena Boccadoro. Montatori, datori luce, fonici, attrezzisti, un migliaio gli occupati, per lo più liberi professionisti, nelle 370 imprese del settore audiovisivo attive nel 2017 in Piemonte e che nel 2018 hanno generato 1,3 milioni di valore aggiunto. In Piemonte anche 41 imprese di produzione TV, più del 5% italiano, grazie anche al peso del centro di produzione RAI di Torino. Lo dice la ricerca della Camera di Commercio presentata al Film Industry dal presidente Dario Gallina. L'emergenza Covid è pesata soprattutto sulle sale cinematografiche. Sono il punto della filiera che sta soffrendo e a cui va tutta la nostra solidarietà, ma tutte le altre componenti della filiera sono molto attive e il Piemonte è una delle capitali a questo punto riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il Piemonte è sempre più un set, solo l'ultima produzione, The Kingsman, ha coinvolto, è stato ricordato, 100 professionisti, 1.400 figuranti, con 5 milioni di ricadute sul territorio. In 20 anni la Film Commission ha sostenuto 1.300 progetti e Film Industry, con 8 giornate di incontri, è un nuovo collettore di proposte. È un luogo specifico per i nuovi talenti e i progetti più innovativi. Stanno dando a tutti quanti l'idea che una comunità si è raccolta e sta lavorando insieme. Era l'ultima notizia.